Nell'esercizio di questo video si chiede di disegnare il grafico della funzione f di x y uguale a x per y. Nonostante l'apparente semplicità della funzione, disegnare questo grafico non è del tutto banale. Quindi è una funzione a due variabili e per disegnarla dobbiamo aggiungere un asse, l'asse delle z, e quindi metterci nello spazio a tre dimensioni. Questo qui è l'asse delle z. Questo qui è l'asse delle y e questo qui è l'asse delle x. Allora, facciamo alcune considerazioni preliminari. Cerchiamo subito gli insiemi di livello. Quindi fissiamo k costante. E cerchiamo l'insieme insieme di punti x, y tale che f di x, y che è uguale a x per y sia uguale a k. Ma questo qui succede se soltanto se y è uguale a k su x. E quindi già sappiamo che queste qui, il grafico di funzioni di questo tipo sono iperboli. Quindi se ci mettiamo nel piano cartesiano, cosa abbiamo? Abbiamo qualcosa di questo tipo, quindi questo qui è l'asse dell'x, questo qui è l'asse dell'y, iperboli di questo tipo se k è maggiore di 0, mentre abbiamo iperboli di quest'altro tipo, quindi qui l'asse dell'y, qui l'asse dell'x, se k è minore di 0. Quindi se ci andiamo a disegnare gli insiemi di livello, cosa otteniamo? Fissiamo ad esempio un k maggiore di 0, una quota k, e otteniamo che l'insieme di livello ad altezza k altro non è che se questo qui è l'asse delle y e questo qui è l'asse delle x, è un'iperbole di questo tipo. Se poi prendiamo un k leggermente più piccolo, otterremo qualcosa che è leggermente più vicino all'origine, ma sempre un'iperbole. E così anche da quest'altra parte, quindi fissato k, qui otterremo a questa quota un'iperbole, k leggermente più piccolo, otteniamo un'iperbole leggermente più vicina. E quindi quello che ci suggerisce, se facciamo questo giochetto con il variare di k, no? Con le quote positive, è che la nostra funzione sta facendo una figura di questo tipo, con, diciamo, i vertici di queste, iperboli. E questo adesso però lo andiamo a verificare. Come facciamo? Effettivamente tutti questi vertici ricadono su questa retta qui, che è la retta di equazione y uguale a x, che è la bisettrice del primo e terzo quadrante. E quindi quello che adesso andiamo a fare, cancello un attimo tutto perché poi così quando andiamo a disegnare è tutto più semplice. Quello che andiamo a fare è vediamo come si comporta la nostra funzione sulla retta di equazione y uguale a x del piano, quindi la bisettrice del primo e terzo quadrante del piano, e sulla bisettrice del secondo e quarto quadrante, quindi la retta di equazione y uguale a meno x. Quindi sappiamo che se z, che sarebbe f di xy, è uguale a x per y, e mettiamo che x uguale a y uguale alla stessa quantità t, quindi stiamo sulla retta di equazione y uguale a x. Cosa succede? Succede che z diventa la retta di equazione, diventa, diciamo, la funzione di equazione z uguale a t quadro. E quindi questa qui la rappresentiamo subito graficamente. Qui c'è l'asse delle t, qui c'è l'asse delle z uguale a t quadro è una parabola rivolta verso l'alto. Mentre se ci mettiamo sulla bisettrice del secondo e quarto quadrante, abbiamo z uguale a f di xy uguale x per y, e noi ci mettiamo in y uguale meno x uguale a t. Allora cosa diventa z? Z diventa meno t quadro. E quindi se andiamo a rappresentarla, qui abbiamo l'asse delle t, qui l'asse delle z. E la funzione è la stessa parabola di prima, ma stavolta rivolta verso il basso. Quindi questa qui è la funzione z uguale a meno t quadro. Quindi, che informazioni abbiamo? Allora, innanzitutto abbiamo che se
Se ci mettiamo sulla bisettrice del primo e terzo quadrante, abbiamo detto che otteniamo una parabola rivolta verso l'alto. Mentre se ci mettiamo sulla bisettrice del secondo e quarto quadrante, quindi su questa bisettrice o equivalentemente se ci mettiamo su ogni retta parallela, otteniamo una parabola rivolta verso il basso. E quindi mettendo insieme tutte queste informazioni che abbiamo, effettivamente quello che ci viene suggerito è che la nostra funzione sia proprio il grafico di un iperboloide iperbolico ruotato di 45 gradi. Questo qui quindi è il nostro grafico di F. Effettivamente vi faccio notare che gli insiemi di livello, sono parabole.